successo che sta avendo lo dimostra, è un libro che è in qualche modo scandaloso, perché appunto fino ad ora si è sempre parlato del Conte, da chi li ha avuti, quanto tempo ci ha messo a spuntarli, quali verifiche ha fatto, perché potrebbe essere che anche nelle carte di un monsignore, pur la figura che abbiamo visto, ci siano delle patate o delle polpette avvelenate. Grazie, buonasera a tutti innanzitutto, grazie di essere venuti, ringrazio questo splendida libreria, ringrazio chi ha voluto creare questa serata che per me è importante. Importante perché in questo libro si parla poco, è un libro però che col passaparola sta entrando nelle case, si discute e questo mi emoziona e mi fa piacere. Discorso qualche volta un po' magari avrò dei momenti un po' di emozione, ma dato che vi do anche un'interpretazione, nel senso che io ho fatto un libro che è stata una fatica e non è un libro militante contro la Chiesa, no? È un libro che ha parlato delle sofferenze, delle difficoltà, del coraggio, non mio, ma di chi mi ha dato queste carte, che si è liberato di un fardello da una parte all'altra parte, di chi come D'Artozzi è uscito da un cono d'ombra solo dopo la morte, già questo lo dice lunga sul livello di materiale di quale stiamo parlando, e ha voluto fare del bene a noi, perché le notizie fanno del bene, i documenti fanno del bene, la consapevolezza dei fatti fa del bene per farsi un'idea, e dall'altra parte fa del bene anche alla Chiesa, perché come diceva giustamente il direttore, se si parla di queste cose, citando Matteo, non si può far altro che migliorare i sistemi interni della Chiesa e della fede. Una parentesi, ma proprio di due secondi, io sono contro il decreto di intercettazione, non potrei che essere contro questa cosa, perché ho fatto per anni, sono andato a cercare nelle procure d'Italia, così anche il mio direttore Per Pietro, cioè voglio dire, noi siamo per la tutela sono per la tutela delle persone che mi sono sotto inchiesta, ma sono per il diritto sacrosanto di sapere le cose.